È cominciato ufficialmente stamattina con le prime visite mediche presso il Green Park la stagione del Mantova, ma il pezzo forte della giornata è stata la presentazione di mister Nicola Corrent alla prima conferenza da allenatore biancorosso. Ma le sensazioni sono di grande entusiasmo, di essere consapevoli che si allena una squadra importante, di una piazza che ha voglia di calcio, di far bene, di divertirsi, di ottenere risultati. E il mio compito è quello di costruire una squadra che dia il massimo, che abbia qualità, che abbia un'identità forte. No, sicuramente mancano dei giocatori e sapevamo che partivamo un po' con delle difficoltà perché sotto contratto non erano in molti, però è anche stato uno dei motivi per i quali c'era il desiderio di costruire, non dico da zero, ma partendo dal basso. E stiamo cercando i profili giusti, questa settimana mi auguro che con il direttore riusciremo a chiudere qualche ruolo, qualche giocatore che abbiamo identificato. Beh, penso che sia un girone con tante squadre di blasone, con Pordenone che è sceso, Vicenza, il Padova che non è salito, la Juve, Novara, tante squadre importanti che hanno mezzi, però come ripeto noi non dobbiamo tanto guardare gli altri, siamo consapevoli che sarà molto dura, ma dobbiamo attrezzarci, lavorare sodo e dare il massimo per essere protagonisti. No, di fare meglio dello scorso campionato e di alzare un pochino l'asticella, intanto concentriamoci a costruire la squadra, a prendere i giocatori che sono importanti perché servono e dopo dobbiamo metterci idee, lavoro e entusiasmo tutti insieme. Il mio desiderio è quello di avere una squadra che sia trascinante per il modo di giocare. Infine Corrent lancia un messaggio ai tifosi. Per me conta solo il Mantova, sono un ragazzo che vive di calcio dalla mattina alla sera e mi interessa solo il bene del Mantova, quindi tutti i discorsi in più non mi interessano sinceramente e veramente sono trasparente quando lo dico perché lo penso, se no non lo direi. E per quanto riguarda la squadra, una squadra di tecnica, di aggressività che coinvolga, che faccia entusiasmare la gente, perché mi sembra che viva per tirar via un po' quel pessimismo, quella un po' sfiducia che magari campionati, momenti porta, ma bisogna tirar via quella polvere per partire forte. Domenica prossima, 17 luglio, il via al ritiro di Storo, dove i biancorossi resteranno fino al 30 del mese. Il 18 invece via alla campagna abbonamenti. Il presidente Masiello ha già annunciato vantaggi per i vecchi abbonati.